Lei è sempre pagato, insomma, abbiamo registrato pure il suo allontanamento dal campo, dal rettangolo di Sì, gioco. perché uno che è sempre pagato poi alla fine si stanca e si snerva di avere a che fare con persone che purtroppo sviliscono la passione che si ha per questo sport. Quindi è una, due, tre, cinque, dieci, poi basta perché ci si stanca veramente. Oggi noi abbiamo, io non discuto le espulsioni che magari erano le uniche cose che c'erano nella partita, però discuto tutto il resto della direzione arbitrale che è stata senza dubbio solerte per il vocale, cioè molto puntuale e precisa anche nell'occasione dell'espulsione. Per noi ha lasciato invece molto più che amaro in bocca, perché se è vero come è vero che dobbiamo discutere di episodi, abbiamo subito appunto la prima espulsione dopo 5 minuti, eravamo in vantaggio di 1-0. Poi non abbiamo, diciamo, subito un'espulsione a favore per un chiaro fallo da ultimo uomo che hanno visto tutti, penso io, perché Carbone ha lanciato a rete, gli altri due difensori erano sì un po' dietro, ma erano almeno 1,5 metri da lui e dal difensore che ha commesso il fallo, e l'arbitro ha ammonito. Era lanciato a rete nel cono della porta, come dice la regola, cioè era proprio al centro dell'area, cioè faceva un passo e tirava in porta da solo, quindi se quella non era espulsione io non lo so. In seguito c'è stato poi il rigore del 3-2 che è scaturito da un episodio di fuorigioco, che dire clamoroso è poco, perché quando non ti chiamano un fuorigioco che è di 3-4 metri, Sì. allora o uno pensa che lo fa apposta il guardalinee, oppure uno pensa che si deve stare a casa e basta e star tranquillo perché non può andare a, cioè, a litigare per il calcio. Io non sono una persona del genere, quindi non mi piacciono queste cose qua. Purtroppo ci sono dei soggetti che portano a far perdere la pazienza anche a dei tipi calmi, quindi, e purtroppo questi soggetti vengono premiati, tipo il Guardalinee, Rispoli di Locri, tipo quest'arbitro qua che magari farà anche strada, che si chiama Costa, che però io non giudico l'operato di episodi, ma giudico il contesto delle cose che non mi piacciono, che quindi mi stancano, e noi siamo in crisi, noi abbiamo sbagliato partite in casa, noi Sì. abbiamo sbagliato per quanto riguarda la prima espulsione, senza dubbio ci ha condizionato. Dobbiamo fare mea culpa perché il nostro giocatore è stato un cretino, definiamolo così, però noi conducevamo una partita in 10 contro 11, 2-1, fino a spiccioli del finale di primo tempo. Poi purtroppo abbiamo subito il pareggio e poi abbiamo subito una serie di decisioni, come dicevo prima, che senza dubbio ci hanno penalizzato oltremodo e hanno svilito una prestazione che questa volta era stata più che buona della squadra. Quindi ci rammarichiamo oltremodo per questo epilogo che è stato Sì. condizionato dalla direzione arbitrale. Crediamo ancora nel playoff perché la Bisogna squadra oggi crederci, si è dai, dimostrata, assolutamente, obiettivamente. perché la squadra si è dimostrata viva. E poi ricordiamo pure che il calcio non finisce oggi, quindi oggi abbiamo una giornata così, domani avremo una giornata migliore, un altro anno magari saremo noi arbitri di qualche partita e noi ci vantiamo di giocare partite vere e così ci piace. Sì. Fino alla fine giochiamo tutte partite vere, da sempre, da quando sono io presidente, abbiamo giocato sempre partite vere e così È ci ha iniziata un diretto il attimino, calcio, no? così Questa che ci piace. girandola delle partite non vere, no? Non lo so, Beh. non mi interessa. Io una filosofia e quella deve essere sia indubbio che ci sono cali di motivazione in Certo. questi punti del campionato con parecchie squadre che per la vicenda Marina di Gioiosa non hanno nulla da chiedere sia in testa che in Sì. coda al campionato, quindi ci sono pochissime squadre che lottano per un obiettivo, quindi il campionato risulta un po' E ci sono molte che non hanno privo cosa di chiedere, che interesse. magari danno più del dovuto, ecco, succede anche questo.
tipo prima il presidente della Luzzese denunciava insomma l'atteggiamento di molte squadre, insomma tra virgolette, che fanno la guerra. Vabbè, non so se vi siete in voi imbattuti in cose del genere. In ogni caso avete noi non vogliamo, non siamo né per guerra né per pace, sì. Non giochiamo le partite come deve essere una partita di calcio sul campo, senza nulla chiedere, senza nulla pretendere, senza nulla dare. Cioè la partita si gioca per vincerla da entrambe le compagini, così deve essere lo sport, è così. Ci onoriamo di onorarlo, scusi il gioco di parole. No, bisogna fare in questo modo. Tre gare in casa da giocare ed una in trasferta, mi pare di capire, nel vostro calendario da qui alla fine. Ho letto male? Sì, abbiamo tre gare in casa, una in trasferta e il recupero mercoledì a Villa. Quindi sì, abbiamo tre gare in casa e due in trasferta. Noi abbiamo cinque partite ancora da giocare. Dobbiamo trarre il massimo e adesso si complica un po'. Se oggi avessimo vinto, ma vincendo a Villa, magari saremmo stati terzi. Sì. Mercoledì, però adesso questa... Bisogna vedere poi il Soriano che farà con il Siderno. Ecco. Si è complicata parecchio, quindi... Non so se dobbiamo sperare che il Soriano non si stacchi dal Siderno oppure vincere tutte certo. E quattro le partite, no, e sperare, quindi perché avete pure il Soriano, no? Quindi lì non so a quel punto la convenienza quale sarà, vedremo, ecco. Chiaramente voi dovrete fare il vostro gioco. Noi speriamo a questo punto di fare playoff, seppure siamo in un momento nerissimo, come testimoniano le ultime quattro partite che hanno portato tre sconfitte e un pareggio. Sì. Quindi siamo in un momento nero, ci mancavano un sacco di giocatori, Corigliano durante il riscaldamento ha avuto un colpo della strega e si è bloccato, quindi non ha fatto parte della contesa nemmeno lui, avevamo gli uomini contati, eppure i ragazzi hanno messo qualcosa in più oggi rispetto alle partite perse malamente in casa, cioè perso pareggiate con Africo e Rosarno, sì. Tanto per citarne due, quindi... si vede che ci credono e noi dobbiamo crederci fino alla fine, perché ormai è brutto rovinare una stagione così positiva nell'ultimo scorcio di questa stagione, appunto. Bene, in bocca al lupo, continuate su questa strada, nel senso con la voglia di vincere, no? Che poi l'avete dimostrato anche in questa gara, nonostante siete andati sotto, comunque la reazione c'è stata. Al di là del discorso degli episodi che ci hanno analizzato, oggi la squadra è rimasta dopo 5 minuti in 10, eppure ha giocato altissima nella metà campo del vocale, cercando anche in 10 contro 11, nel momento in cui avevano pareggiato la partita loro, il gol del vantaggio che avevamo trovato, poi la partita si è svolta in maniera diversa perché appunto gli episodi incidono sulle partite e ci rammarichiamo di questo, però la via è giusta se si mette questa condizione, questa voglia, se si seguono gli esami dell'allenatore come lui prepara le partite, credo che l'obiettivo minimo di arrivare quarti lo raggiungeremo. Bene, grazie Scutellà.